Buonasera. Buonasera a tutti, io sono Maria Antonella Ferri, sono il preside di Universitas Mercatorum e sono particolarmente lieta di introdurre questo evento. Come prima cosa voglio ringraziare tutti i partecipanti, in particolare il professore Marco Mocella che ha avuto l'idea di portare a termine questa iniziativa. Devo dire che è un'iniziativa particolarmente importante. Perché è importante per l'Universitas Mercatorum? Perché probabilmente voi già lo sapete, ma mi piace ricordare che l'Universitas Mercatorum è un po' una antesignana delle camere delle università telematiche. È nata nel 2008 ed è l'università, l'unica università telematica che è una parte pubblica e una parte privata. È stata creata dalle Camere di Commercio, quindi è stata creata dal mondo delle imprese, inizialmente rivolta proprio ai lavoratori. Poi con gli anni Universitas Mercatorum devo dire che è cambiata, perché non ha più un unico corso di laurea, non ha soltanto la facoltà di economia e la facoltà, scusate, adesso non si parla più di facoltà, ma di corso di studio, non ha più solo il corso di studio di economia e il corso di studio di scienze giuridiche, ma a 19 corsi di studio. Non vi dico quali sono questi 19 corsi di studio assolutamente, però quello che mi piaceva sottolineare è proprio come questa iniziativa risponde allo spirito che ha portato alla nascita nel 2008 di Universitas Mercatorum. L'Universitas Mercatorum è appunto nata all'interno delle Camere di Commercio volta a aiutare i lavoratori, le imprese, nel loro compiti, nelle loro attività. Adesso, due parole, sul libro. Io chiaramente ho ricevuto il libro, non ho avuto modo di leggerlo tutto, però ho guardato, l'introduzione e soprattutto la struttura. E devo dire che questo testo l'ho trovato particolarmente interessante. Affronta un tema di grande attualità. Che cosa è successo con il Covid? Cioè, quali sono le innovazioni e anche le situazioni difficili che le imprese e i lavoratori hanno dovuto affrontare. Quindi c'è stata dei cambiamenti profondi in quello che è il contesto delle imprese, quindi i modelli di gestione delle imprese e il diritto del lavoro. Allora, io sono, al di là di essere preside di Universitas Mercatorum, tra l'altro quando Universitas Mercatorum ha iniziato le sue attività eravamo in tre docenti, quindi io ero come a quel tempo ero associata, c'era il preside di allora Giorgio Meo e c'era il rettore Marbach. Negli anni si è evoluto questo Ateneo, ma l'evoluzione devo dire più significativa ha proprio riguardato questi ultimi 3-4 anni, a partire dal 2019, perché noi nel 2019 avevamo 3.000 studenti, eravamo considerati un piccolo Ateneo. Attualmente abbiamo 40.000 studenti e siamo considerati, sulla base dei, criteri ANVUR AVA 3, un Ateneo grande, neanche meglio, ma siamo considerati un Ateneo grande. Allora, è evidente che il Covid ha richiesto, come dicevo, delle modifiche a livello di gestione d'impresa. Io sono una docente di gestione d'impresa e di strumenti relativi al diritto del lavoro. Indubbiamente questo ha portato delle modifiche nei modelli della produzione. Alla destinazione c'è stato dal punto di vista dei modelli di gestione un cambiamento proprio nei modelli stessi, cioè si sono accorciate le filiere della produzione con una particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse umane. Credo che questo sia un aspetto centrale che collega il mondo della produzione e la gestione con il diritto del lavoro. E un altro aspetto importante emerso durante il contesto pandemico, che accanto ad un'economia di
come dire, quantitativa, dove sono importanti variabili come il tasso di inflazione, non parliamo di tasso di inflazione in questo momento, però tasso di inflazione, produttività, fatturato, è emerso l'importanza anche di un'economia non solo quantitativa ma qualitativa, dove al centro c'è appunto il benessere, c'è il benessere, c'è la tutela dei lavoratori, c'è la tutela delle imprese e di tutta la comunità, e questo mi sembra che uno dei temi centrali del libro. Il libro che ho visto è, come dire, il risultato di una serie di seminari, di una serie di incontri che si sono tenuti negli ultimi mesi. Questi seminari, questi incontri e soprattutto tutti i contributi presenti nel testo hanno una specifica finalità, cioè quello di dare delle possibili risposte a delle esigenze che sono emerse durante il periodo pandemico, ai fini della tutela dei lavoratori, delle imprese. Ed un aspetto particolarmente interessante che mi ha colpito nella introduzione, che adesso io non mi ricordo esattamente le parole, però ecco, la prospettiva di rilancio del diritto del lavoro come disciplina di tutela prima che di regolazione. E questo in qualche modo si collega a quell'economia del benessere, quella economia qualitativa che ha in qualche modo modificato i modelli di gestione, con una particolare attenzione al capitale umano. Parliamo oggi tanto di digitalizzazione, ma di umanismo, cioè, ma di un capitale umano. E vorrei chiudere dicendo, perché poi lascio la parola, anche perché purtroppo non posso seguire i vostri lavori perché sono impegnata in una lezione, in un dottorato industriale che mi vede coordinatrice. Io trovo che questo testo risponde, e devo dire questa cosa la dico a quasi tutti gli eventi ai quali partecipo, ai tre obiettivi fondamentali che ha un Ateneo, che sono la, come dire, la didattica, la ricerca e la terza missione. Perché guardando la struttura del libro, ecco perché ho detto che mi ha colpito la struttura del libro, ci sono, come dire, le prime due parti, quello sul contesto fondamentale e sul sistema del diritto del lavoro per il Covid, che secondo me sono molto utili, importanti anche ai fini della didattica. Quindi il professor Mocella o la professoressa Di Balli, che oggi non vedo, e comunque gli altri ricercatori dell'insegnamento del diritto del lavoro possono suggerire questo libro, perché noi non obblighiamo i testi di studio, ma possono suggerire questo libro proprio per degli specifici approfondimenti, anche come lezioni sincrone, può essere sicuramente interessante. E trovo, come dire, che invece la parte, diciamo, la terza parte sul diritto del lavoro in emergenza, problemi e soluzioni, riguarda proprio più il tema della ricerca. Cioè la terza parte secondo me può dare veramente una risposta all'obiettivo strategico della ricerca, così come l'ultima, quella delle prospettive del lavoro nel futuro post pandemico, nel rapporto Italia-Brasile, perché chiaramente questo è un libro dove c'è una continua comparazione tra Italia e Brasile, può in qualche modo rispondere alla terza missione, quindi quello che pone, cioè, come dire, la terza missione, come voi tutti ben sapete, è il rapporto tra l'impresa, il territorio e la comunità di riferimento. Io vi ringrazio, lascio la parola ai relatori, mi dispiace, non l'ho presentato, ma poi penserà il coordinatore a presentare i relatori e, come dire, spero che ci saranno altre occasioni di incontro e magari potrò così seguire tutti i lavori. Grazie ancora. Do la parola da solo. Allora, sì, buonasera a tutti. Intanto volevo iniziare con i dovuti ma sentiti ringraziamenti, prima di tutto all'amico Marco Mocella, cui ci lega appunto un'amicizia, lo dicevamo oggi, quasi trentennale, e poi che si, insomma,
viene sempre alimentata da nuovi incontri, da iniziative che facciamo insieme, soprattutto qui in Università Mercatone. Faceva piacere sentire dalla preside che, diciamo, il passo in avanti, lo dico io, insomma, il passo in avanti di questa università si è avuto, la grande accelerazione dal 2019-2020, che proprio coincide con l'avvento del professor Mocella. Quindi sarà una fortuita coincidenza, ma io non penso che sia così, perché l'impegno di Marco è, diciamo, è un impegno di cui la stessa università, diciamo, vede i frutti. E noi ci siamo trovati anche altre volte, ricordo l'incontro di poco tempo fa, di un mesetto fa, alla LUIS, proprio a commentare un altro volume, tutto sulla normativa italiana, che raccoglieva i contributi appunto relativi agli interventi del legislatore, anche delle parti sociali, nel periodo pandemico, quindi questo diritto del lavoro dell'emergenza pandemica. E quindi ce ne sono tanti altri di volumi. Ecco, qui la particolarità, e lo abbiamo già detto, sentito dalla preside, è di questo confronto con gli amici brasiliani. Qui lo chiedevo a Marco, non posso non ricordare, anche perché mi sono laureato con lui, chi ha segnato questo, chi ha aperto questo fecondo percorso col Brasile, che è il professor Perone. Il professor Perone adesso, per motivi familiari, è in Svizzera, ma che continua a interessarsi. Mi sono laureato con lui e ricordo con lui proprio questa, diciamo, questa prospettiva allora pionieristica del rapporto col Brasile, in cui lui è stato ed è ancora un protagonista, un vero e proprio protagonista, e noi, per quanto possiamo, lo stiamo seguendo, perché noi tutti, insomma, che abbiamo collaborato anche a questo volume, siamo più o meno legati al professor Perone, e questo mi pare che sia una cosa, un elemento aggregante che ci fa piacere. Andando a vedere il volume diciamo, pone, io dico solo qualche parola di introduzione, pone una relazione ed un confronto in realtà sul tema centrale, che è il lavoro, che è la persona del lavoratore, ma questo secondo me è un aspetto di interesse, non soltanto in un confronto tra lavoristi in senso proprio, ma ci sono contributi di economisti, di filosofi, di esperti di diritto internazionale, quindi, diciamo, di una prospettiva multidirezionale a tutto tondo. E poi, lo ha detto già la preside, è un libro che nasce dal vivo, come si direbbe per un concerto, no? Per un disco che registra un concerto dal vivo, perché è frutto appunto dei vari incontri, raccoglie i vari incontri che si sono tenuti in Italia, a Roma e a Belo Horizonte, proprio praticamente in contemporanea, proprio durante la pandemia e a fronte degli interventi dei vari ordinamenti da questo punto di vista. Ecco, cosa c'è al centro? Al centro è questo... Insomma, lo possiamo vedere in ogni momento di crisi, perché il diritto del lavoro della crisi ormai è uno slogan che può risalire fino alla crisi petrolifera degli anni 70. Quindi nel momento in cui il lavoro e poi il diritto lo va a regolare si trova in un momento di crisi, qui con la crisi pandemica, ecco, riemerge una delle due anime, no? Ricordo sempre lo scritto famosissimo da noi del professor Vallebona, il diritto del lavoro, uno spirito e due anime. L'anima privatistica, perché si parla sempre di rapporti tra privati, ma qui emerge l'anima pubblicistica, cioè macroeconomica, cioè la possibilità o comunque il tentativo imperfetto, che imperfetto è stato durante la pandemia, ma c'è stato, è imperfetto perché ha suscitato tutta una serie di interrogativi, il professor Proia se ce ne ha posti tanti, proprio facendo un'analisi anche a tutto tondo degli interventi e degli attori che sono intervenuti, non solo il legislatore, la decretazione d'urgenza, le parti sociali, certamente interventi imperfetti, ma interventi che quindi hanno ancora una volta dimostrato la capacità macroeconomica del diritto al lavoro, cioè un diritto al lavoro che entra, le leggi che interessano il diritto al lavoro entra nell'ambito economico e cerca di sostenere l'occupazione o comunque gli interessi del lavoratore in momenti di gravi crisi. Certamente qui si sono notati tutti gli endemici problemi della legislazione lavoristica ultima delle,
negli ultimi anni una legislazione torrenziale magari poco riflettuta, e quindi si sono notati ancora di più, perché ma qui diciamo le attenuanti generiche possono esserci, perché la decretazione d'urgenza diciamo ha travolto anche, il termine è forte ma lo uso volutamente, ha travolto anche tutta una serie di assetti sistemici, tant'è che anche gli stessi nostri cultori del diritto costituzionale hanno un po' rizzato i capelli rispetto a un uso insomma in un punto di vista sistematico abbastanza disinvolto della decretazione d'urgenza. Le linee prospettiche, questo ce lo indicava invece molto bene, ovviamente da par suo, il professor Standuli nel suo intervento, sono quelle di tutela del lavoro, tutela della salute, che in Italia ha rappresentato insomma il tratto unificante e a giustificazione di tutti gli interventi, ma anche quello di tutela del reddito. Di tutela del reddito, cosa un po' diversa dal diritto del lavoro in quanto tale, con, e questo non è il momento qui di dirlo, ma con un forte impatto sui istituti da noi tipici come quello della cassa integrazione, che hanno assunto una veste abbastanza complicata, cioè una veste nuova, una veste per far fronte all'emergenza. Ed anche dal punto di vista del reddito, evidentemente tutta una serie di interventi connessi alla cassa integrazione per, come dire, garantire il percorso del lavoratore. Ecco, queste sono prospettive che abbiamo più volte intravisto. Insieme a queste, interventi molto forti e ricordiamo, anche perché me ne sono occupato nel mio, insieme ad altri evidentemente, nel mio intervento con il blocco dei licenziamenti, un po' una peculiarità tutta italiana, un intervento così forte che infatti ha dato molto da discutere. E poi se ne parla come lascito diciamo più forte di questa esperienza e più duraturo probabilmente, c'è tutto il discorso ampiamente arato anche in questo contributo del lavoro delocalizzato, dello smart working, che adesso da lavoro agile diventa smart working ed oggi in prospettiva apre nuovi scenari del cosiddetto hybrid working, quindi di un lavoro che ormai in pianta stabile in molte realtà è in parte si svolge nel luogo dell'azienda e in parte ormai in pianta stabile si svolge nell'abitazione del lavoratore o comunque non nei locali dell'azienda, questo anche al di fuori e dopo il superamento della crisi pandemica. Ma qualcosa mi permetto di dirlo da quel pochissimo che sono riuscito a capire sull'altro versante, cioè sul versante dell'esperienza del Brasile. Qui ovviamente parlare di comparazione in senso tecnico è veramente difficile, già come sappiamo tutti è molto difficile comparare esperienze a noi vicine, e nelle esperienze a noi vicine non si può che parlare delle esperienze del diritto eurounitario, quindi paragonare gli interventi di Francia, Spagna, Germania per essere alle esperienze a noi più vicine. Certo, andando come si dice oltreoceano la situazione è del tutto diversa, perché a quanto ho potuto capire, perché ho nozioni molto molto generiche del diritto del lavoro brasiliano, ma certo in quel contesto dove uno degli interventi lo sottolinea ancora c'è una tendenziale, uso volutamente un termine non giuridico perché il discorso è abbastanza complesso, una tendenziale libertà di licenziamento, certo tutto si atteggia in maniera diversa. Però ecco il profilo che ho trovato poi in alcuni interventi che c'è stato anche in Brasile con tutti i suoi limiti è quello proprio di almeno il tentativo di tutela del reddito attraverso la creazione di alcuni fondi e attraverso la possibilità di accesso a mutui agevolati e garantiti dallo Stato. Quindi seppur in un contesto del diritto del lavoro così diverso dalla nostra esperienza e così anche criticato dagli stessi autori, perché come al solito la crisi ne ha, come dire, ha scoperchiato diciamo e ha reso più evidenti problemi che già da anni ovviamente lì sono rilevati un po' da tutti, ovviamente la crisi, le diseguaglianze sono accresciute, c'è anche tutta una parte dedicata proprio alla vaccinazione in Brasile e ai contestati o da un certo punto di vista anche apprezzati obblighi vaccinali che hanno riguardato solo una piccola parte della popolazione e poi le sanzioni che da queste sono derivate. Come sappiamo anche dalle mere brutali statistiche, il Brasile è uno dei paesi che più ha sofferto proprio dall'esperienza del Covid, che ha avuto più decessi anche in proporzione alla popolazione. E quindi è un discorso che per certi versi prosegue parallelo, tante sono le differenze tra i sistemi.
Però anche se questo ho potuto notare, vado subito alle conclusioni, anche se le differenze sono tante, poi invece le emergenze, quello che è emerso, è, diciamo, lì poi i profili di maggiore contiguità si possono apprezzare, perché poi la tutela del lavoratore, che poi ci sono anche interventi dedicati alle esternalizzazioni anche in Brasile, quindi il lavoratore che comunque trae dall'occupazione, ma questo è evidente, è un apprezzamento assolutamente scontato, trae dal lavoro diciamo il suo reddito e ha bisogno di essere accompagnato in un qualche modo, anche in un sistema che, come quello brasiliano, diciamo meno caratterizzato dalle nostre tutele forti, diciamo tutele basate sulla norma inderogabile, però questa sensibilità è diffusa ed anche in un ordinamento, ripeto, del tutto diverso, queste emergenze appunto hanno modo di essere valutate da diverse prospettive. E infatti alla fine gli ultimi interventi dei colleghi brasiliani si tenta di tracciare anche le prospettive che si aprono al diritto del lavoro in Brasile, anche perché tutti gli elementi poi formano, sono importanti, anche alla luce del cambio che c'è stato nella presidenza. Abbiamo avuto prima la presidenza di altro segno, adesso prima e poi la presidenza durante la pandemia di Bolsonaro, adesso c'è un altro, c'è il ritorno della presidenza Lula, e quindi diciamo comunque una situazione di sicuro fermento. E quindi questa prospettiva, diciamo, con l'America Latina, che poi con il Brasile, ma con l'America Latina in generale, che è legata a noi poi comunque da tanti elementi, sia culturali ma poi di scambi proficui, sempre finisco da dove sono partito, quindi sempre grazie, secondo me, agli inizi e dei percorsi, dell'impegno del professor Perone, che noi poi oggi ci troviamo, e quindi mi trovo a ringraziarlo e poi a sentire gli altri. Grazie. Intanto saluto tutti i presenti, vicini e lontani, come diceva un vecchio cronista di cose sportive, e intanto immediatamente mi collego alle ultime parole del mio omonimo Pasquale, e un caro ringraziamento per la strada tracciata in questo percorso di comparazione, di anche in qualche misura immedesimazione, all'amico Giancarlo Perone, che spero ci ascolti, e che sicuramente tutte le volte che si parla di rapporti fra Italia e Brasile incombe con la sua presenza. Io devo fare il moderatore, devo moderare soltanto due amabili persone, alla mia sinistra Adoración Guamán, ho detto bene? Benissimo. E alla mia destra, al di là di Pasquale, Elena Sicenko, che avranno l'amabilità di presentarsi da sole, così mi risparmiano questo compito. E come moderatore dovrei semplicemente passare la parola, ma sono soltanto due persone, quindi ho poco da moderare, tutto sommato. Fra l'altro le conclusioni sono affidate a Giulio Prosperetti, che salutiamo tutti con grande simpatia e ammirazione per il ruolo che sta svolgendo, sicuramente molto delicato. Allora, per occupare qualche minuto in più rispetto a quello che potrebbe essere la pura e semplice funzione di moderazione, io mi auguro che, al di là di tutto quello che ci ha detto così amabilmente Passalacqua, possa, dalle relazioni che ascolteremo fra breve, e soprattutto emergere questa doppia linea. Qui si è parlato di varie anime, qui però la tematica affrontata è da un lato quella della pandemia e quindi la tematica della emergenza, degli interventi poco pensati, degli interventi quasi necessitati dalle cose, quindi sottratti anche a volte a valutazioni politiche, discusse poi in sede politica, ma a volte sottratti alla valutazione politica, appunto per la emergenza.
E questo tipo di interventi ha certamente segnato il diritto del lavoro, ma in teoria avrebbe dovuto segnarlo solo con carattere di transitorietà. Quindi una legislazione che avrebbe potuto essere costruita nei termini di legislazione a termine, dopodiché esaurita per decreto l'emergenza, si sarebbe tornati alle regole di partenza. E in realtà, come abbiamo ben presente tutti, come risulta dal libro, come ci ha detto Passalacqua, così non è stato e così non poteva essere. L'emergenza ha sicuramente realizzato un processo di accelerazione di situazioni critiche che erano già in atto. Voglio dire, si sono combinati in maniera diabolica, se vogliamo usare questa espressione, i profili della digitalizzazione in tutte le varie manifestazioni, e il tema di attualità sul quale si lavora in tutti gli ambiti possibili del sapere. Ovviamente il giurista è un po' uno spettatore di questa problematica, deve cercare di capire il fenomeno e di dettare qualche regola se riesce a inseguire il processo evolutivo. Ma il punto è che, come linea centrale, sia nella emergenza che in quello che precedeva e quello che segue la situazione di emergenza, ripeto, decretata sia in apertura che in chiusura, e questa linea costante è quella che è stata oggetto di uno dei vari seminari cui i vari amici e colleghi che coltivano questa correlazione fra Italia e Brasile, fra ordinamento italiano e ordinamento brasiliano, si sono dedicati, e cioè il valore della protezione, della tutela. Il termine tutela è un termine tradizionale, lo troviamo anche nella nostra Costituzione. Oggi si parla più diffusamente, più articolatamente di protezione. Ecco, la linea di sviluppo del diritto del lavoro nel contesto degli altri rami dell'ordinamento giuridico e delle altre scienze, questo ce l'ha ricordato molto bene la preside, e ci vuole che non ci possa continuare a dare il suo contributo, visto che ha questa forte sensibilità alla problematica lavoristica, e l'idea di una protezione articolata che ovviamente abbraccia il lavoratore come elemento del processo produttivo, ma soprattutto come persona. Quindi io spero che emerga dalle relazioni, e se non emergerà dalle relazioni, comunque potrà emergere dal dibattito che si sta avviando con questo volume, la doppia linea di svolgimento del concetto di protezione o anche di tutela, una tutela che è una tutela del lavoratore nel contratto, una tutela che risponde ai canoni tradizionali, se vogliamo, per parlare delle due anime, alla logica strettamente privatistica di un intervento che l'ordinamento giuridico è abilitato a fare nella misura in cui le parti del contratto di lavoro hanno bisogno di un regolatore esterno che in qualche modo intervenga nella definizione dei rapporti, nella definizione dei limiti di interesse di ciascuno di questi. Ma poi è sempre più smaccata la convinzione che ormai questo non basti più. Il dibattito costante che appena ieri in Italia si è riaperto con il nuovo governo, e quindi abbiamo risentito tutte le stesse questioni, ovviamente vedremo quali sono le soluzioni che riguardano il sistema di protezione post-lavorativa, e quindi mi riferisco a tutto il discorso delle pensioni, e non si esaurisce nella protezione del lavoratore, perché il lavoratore nel momento in cui esaurisce la sua funzione di soggetto che concorre al processo produttivo,
ritorna ad essere soltanto un cittadino che è titolare di un reddito e quindi deve poter realizzare la condizione di benessere di cui si parlava prima. Bene, questo doppio percorso, protezione nel contratto e protezione fuori del contratto, anche se riferita al lavoratore quando è un ex lavoratore o riferita al lavoratore quando è in cerca di lavoro, costituiscono dei punti di riferimento significativi. Non è casuale che l'espressione welfare, che identifica questo concetto di benessere, che ormai è un termine che sta nella lingua italiana, quindi non possiamo fare la solita storia, un termine anglosassone, ormai ha un suo significato preciso in italiano, questo welfare non sia più una cosa pubblica, ma sia diventata una cosa privata. Quindi un percorso circolare che fa, diciamo così, unificare tutte le varie fasi della vita della condizione del lavoratore. Resta poi il tema centrale che nella protezione nel contratto e della regolazione del contratto c'è il processo dell'organizzazione. L'organizzazione dalla pandemia ha subito enormi modificazioni, sono ben rappresentate in numerosi contributi presenti in questo libro che io conosco solo per avere partecipato variamente alle varie relazioni, quindi le ho ascoltate, mi riservo di leggerle. E ovviamente la più importante è quella della realizzazione di una organizzazione decentrata, di un'organizzazione che lascia le persone che fanno parte del processo produttivo ognuno nella sua posizione topografica, e questo certamente incide sul sistema delle relazioni sociali, possono cambiare profondamente le concezioni comunitarie del lavoro, quella vecchia dottrina tedesca che ipotizzava la comunità di lavoro come addirittura un soggetto, oggi rischia di essere messa totalmente da parte in ragione di questo percorso indotto dalla adozione di queste nuove tecniche di svolgimento del lavoro. Io non so se le nostre relatrici vorranno raccogliere qualche indicazione, naturalmente sono libere di svolgere le loro relazioni secondo quello che hanno ritenuto di preparare sulla base anche della conoscenza dei testi in essere, però mi sono sentito di dovervi segnalare questi problemi come problemi che possono essere dibattuti già fin da adesso, se ce la facciamo, ma che possono segnare lo svolgimento successivo. D'altra parte ricordava Pasquale Passalacqua che è meritoria l'opera svolta in questa combinazione comparatistica fra Italia e Brasile, però oramai siamo subissati da analisi dell'impatto tecnologico, dell'impatto sanitario, dell'impatto sociale sul mondo del lavoro. Soltanto avere il tempo per poter leggere tutto credo che sia un'impresa pressoché impossibile. E naturalmente questo è il grande vantaggio di quelle scuole di lettura veloce che inducono a leggere una riga sì e quattro righe no, in maniera che alla fine un testo di 200 pagine diventi un testo di 50 pagine, ma già anche così abbiamo abbattuto una foresta. Ecco, io lascerei allora la parola direttamente nell'ordine di presentazione secondo il programma alla gentile collega Adoration, lei ha un nome che ci incanta e quindi a lei la parola. Grazie. Credo di poterle passare direttamente questo Sì. Gesto. Va bene così? Sì, certo. Buon pomeriggio. Grazie professore, io non posso parlare italiano perché non è buono per la lingua italiana che io parli, italiano neanche italiano, parlo spagnolo, piano,
y creo que así será mucho más sencillo que nos comuniquemos esta tarde. En primer lugar, quiero agradecer al profesor Marco Mochella por la invitación, por haber conseguido reunirnos aquí, a las profesoras Barbato, Cataudela y al profesor Felice Testa por haber hecho posible este volumen tan necesario y a la universidad por acogernos hoy y por lanzar este debate. Cuando el profesor Sanduli ha lanzado este reto a las dos, a tanto a Elena como a mí, me va a ser fácil porque cuando leí el libro y cuando estaba preparando la intervención, me surgía la misma duda. ¿Realmente tenemos que hablar de un derecho de la emergencia o realmente la pandemia nos ha colocado como juristas ante una aceleración de un proceso que nos ha permitido a nivel jurídico incluso soñar con ideas que hace 5 años no parecían posibles y que ahora estamos pudiendo plasmar en leyes que han vuelto a un carácter tuitivo del derecho al trabajo cuando no parecía posible? En ese sentido, y para hablar de esta cuestión, no voy a recorrer los artículos y las contribuciones del libro, que me parece, ya lo he comentado, un esfuerzo de interdisciplinariedad y un esfuerzo por unir dos culturas jurídicas y dos realidades jurídicas de la mayor importancia, sino que voy a aportar una tercera cultura jurídica, porque creo que la experiencia española nos da una idea de cómo ha sido ese tránsito de nuestra disciplina del jus laboralismo desde un lugar en el que, al menos en el Estado español, nos colocó la crisis desde 2008, hasta otro lugar diametralmente opuesto en el que nos ha vuelto a colocar una crisis derivada de la pandemia. Por eso este título, un tanto barroco, no sé si lo están viendo ustedes. ¿No se puede proyectar? Sí, cierto. Nunca utilizo un PowerPoint, pero con este acento español tan marcado y creo que es más sencillo y además ustedes pueden leerlo. Las transformaciones que ha sufrido el derecho del trabajo a lo largo de su historia en España, creo que podemos detectar dos grandes, desde la democracia hasta la actualidad, dos grandes momentos. Un momento en el que transitamos de lo que le hemos llamado el derecho capitalista del trabajo a lo que fue el derecho absolutamente de un momento neoliberal, que fue el resultado de la reacción a la crisis de 2008, y un momento en el que desde ese derecho neoliberal se vuelve al código genético del yuslaboralismo clásico vinculado al estado del bienestar, que es un derecho yuslaboral capitalista, pero tuitivo. Y ese último giro, ese último regreso, ha ido vinculado a la pandemia. Les había preparado un tránsito histórico, pero voy a pasarlo muy rápido, sencillamente para recordarles que en el estado, el yuslaboralismo español se ha llamado a sí mismo yuslaboralismo de la emergencia, porque el derecho del trabajo, y esto va ligado a lo que comentábamos antes, al menos en España, y creo que es también predicable de otros lugares, el derecho del trabajo ha actuado como un muelle al servicio de la crisis económica, como ese objeto que la crisis económica podía utilizar para amortiguar sus efectos. Cuando había un momento de crisis económica, se tira mano, se coge el derecho al trabajo para rebajar las condiciones, para enjuagar o para incluso justificar los efectos de la crisis económica sobre la vida de las personas trabajadoras. En este sentido, desde el 84 hasta el año 2017, se produjeron una serie de reformas laborales que muchos de ustedes conocerán bien, donde se tocaron todo lo que era el código genético tuitivo de nuestra disciplina, desde la temporalidad, la flexibilidad de entrada, la flexibilidad interna, la flexibilidad de salida, y desde luego la reforma de 2012 fue el punto neurálgico de esta ruptura brutal con el código genético tuitivo del derecho del trabajo. Y para mucha gente, en opinión de una gran parte de la doctrina, parecía un punto de no retorno. El derecho al trabajo ya ha perdido su función intuitiva,
El derecho al trabajo era una herramienta más de gestión empresarial y el derecho al trabajo, por tanto, debía responder a las necesidades de la empresa y esto se convirtió en un dogma claro. La reforma de 2012 no se la voy a contar, pero sí que les quiero contar que la devaluación salarial fue el objetivo de la reforma de 2012 para enjuagar la crisis y que solamente parecía como dogma de fe que se podía salir de una crisis económica mediante una devaluación salarial. Y aún así hay dos cuestiones muy importantes para entender dónde nos situamos ahora. La reforma de 2012, con toda su entidad, tuvo dos caballos de Troya que impidieron que se desplegaran todos los efectos queridos por quien la realizó. Estos dos caballos de Troya fueron la propia jurisprudencia, sobre todo la Sala Cuarta del Tribunal Supremo y otros tribunales que amortiguaron o incluso hicieron una jurisprudencia contra lege para evitar los efectos más dañinos de la reforma, sobre todo la cuestión de la negociación colectiva y la ultraactividad de los convenios, y luego los propios actores sociales, incluyendo a los actores empresariales, que mediante el diálogo social impidieron también que la reforma tuviera grandes efectos contra o frente o hacia los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Bien, lo importante es que la doctrina española, la doctrina crítica española, en particular el grupo del profesor Bailos y una parte de la doctrina iuslaboralista española, se posicionó claramente diciendo que entre el 2010 y el 2015 nuestro código genético había cambiado completamente y estábamos ante otra realidad. El derecho al trabajo español era otro. Y ese otro era realmente el precipitado de una serie de reformas de emergencia que habían acabado convirtiéndose en estructurales. Y que a caballo de la crisis económica del 2008 teníamos un nuevo derecho al trabajo que ya no respondía al clásico fenómeno equilibrador o tuitivo, sino que tenía otros objetivos. Pues bien, se produce un cambio de rumbo. Ese cambio de rumbo, además, empieza antes de la reforma, antes de la pandemia. Eso quiere decir que para nosotros, efectivamente, la pandemia no fue la única causa del cambio, pero sí lo que lo precipitó. Porque lo que en el 2019 se intentaba hacer, que era ese giro para recuperar un antiguo valor tuitivo, se empezó a hacer de manera muy parcial. Hay una norma fundamental, que es la de 2019 de marzo sobre igualdad, que es la que establece en España permisos parentales, maternales, iguales, obligatorios, pagados 100% y no transferibles, que cambia completamente, creo que es una de las normas más importantes de nuestra democracia, porque cambia la relación de género en las relaciones de trabajo, pero los avances son mínimos, hasta que se produce algo relativamente inesperado, que es la llegada al Ministerio de Trabajo de una mujer, que además había sido abogada laboralista de Comisiones Obreras, miembro del Partido Comunista, y que hace entrar en el Ministerio del Trabajo a profesores de Derecho del Trabajo vinculados a una ciencia crítica que tenía muy claro ese carácter tuitivo. Y ahí es donde entramos nosotras y nosotros a hacer política, ¿no?, mediante la ley, desde una ciencia crítica. Y eso lo hicieron, creo que de manera muy inteligente, con el diálogo social. De ahí la importancia, como comentaba la presidenta, de el papel de la empresa en todo esto, del papel de la empresa en el último tiempo en España, de cómo el sector empresarial se ha vinculado claramente en la construcción de un nuevo derecho del trabajo. A regañadientes o no, pero están ahí y sin ellos no habría habido reforma. El problema principal es que para hacer un giro, al menos en el inicio, se plantea en el programa de gobierno que había que derogar una reforma. Y eso a nivel jurídico, como ustedes sabrán, plantea muchísimas dificultades. ¿Es posible derogar una reforma que lleva en vigor 8 años y que ha cambiado el código genético de nuestra disciplina? ¿Es posible extirparla sin más de ordenamiento jurídico, de un plumazo con otro golpe de ley? No era posible. Entonces se empezaron a realizar proyectos, a pergeñar proyectos que cuando se iban a poner en marcha se vieron cortapisados por la pandemia. Y la reacción del derecho español en pandemia fue a través del derecho al trabajo, como pasó en Italia. De hecho, en España se mira a Italia, se mira muchísimo y se cogen propuestas italianas. No les voy a contar los 27 real decretos ley de la pandemia, las 4 leyes derivadas de la pandemia y los 3 tipos de medidas que son compartidas
primero, cómo compatibilizar el trabajo remunerado y las restricciones de movilidad. Segundo, y fundamental, cómo seguir pagando para mantener el contrato cuando no hay trabajo real. Y tercero, medidas excepcionales como prohibir el despido, que lo copiamos de ustedes. Pero lo más importante es que, desde que empezamos a salir de la pandemia hasta que llega la gran reforma laboral, se implementan numerosas normas, numerosas reformas que no habrían parecido posibles con el sentido común de 3 años antes. Porque lo que hace la pandemia es poner el trabajo en el centro. Y no solo el trabajo, como decía el profesor, el trabajo como regulación de los derechos de las personas trabajadoras y la ausencia de trabajo como exigencia al poder público para que regule lo que pasa con la gente que no trabaja. El derecho al trabajo se ve así confrontado por dos vías. Por su propia entidad, como vía para el acceso a un salario y a una supervivencia, que se ve claramente con los ERTEs, usted no trabaja, pero como tiene un contrato le vamos a pagar, pero también por su propia incapacidad de regular una serie de materias que ya no pueden estar vinculadas a la ciudadanía laboral, como en el periodo fordista, que tienen que venir vinculadas a un estado del bienestar sujetado por el Estado, independientemente de la condición de trabajador o trabajadora. Y ahí empieza el debate sobre mínimo vital, nace, renace, se relanza el debate sobre la renta básica y se aprueban numerosas normas que en otro momento habrían tardado mucho más en aprobarse y que aquí parecen evidentes. Finalmente llegamos al cambio real de rumbo, una reforma laboral que es la primera pactada en la historia de España, la primera lanzada por empresarios, por sindicatos y por gobierno, y no lanzada, escrita. Esa reforma laboral se escribe en una mesa a tres, permanentemente. Y no sé si ustedes recuerdan lo que fue la parte quizá más preocupante. La reforma se aprueba en el Congreso porque un diputado se equivoca votando. La votación en el Congreso de la reforma laboral se pierde, pero como un diputado de la derecha se equivoca votando, acaba aprobándose la reforma laboral más importante de nuestra historia. Eso, claro, nos pone en la tesitura de, bueno, aunque había un consenso social, esto es uno de los grandes debates, si hay un consenso social sobre la reforma laboral entre trabajadores y empresarios, ¿qué tiene que decir el Parlamento? Empresarios, trabajadores y Ministerio de Trabajo decían el Parlamento tiene poco que decir, que no enmiende. Los diputados y diputadas de distintos grupos decían, oiga, ¿cómo no voy a poder yo, soberanía popular, decir algo sobre lo que ha hecho, ¿no?, los actores sociales? Ahí empezó un debate realmente interesante acerca de dónde están los límites y qué quiere decir este reconocimiento constitucional de sindicatos y empresarios como parte de la democracia y cuáles son, ¿no?, los necesarios diálogos entre legislador cuando estamos hablando de la materia social. La reforma marca un antes y un después, pero les quiero decir lo que no fue. La reforma no fue una derogación de la reforma de 2012. Es más, la reforma no toca una parte central de la reforma de 2012 porque no toca el despido. En España se sigue pudiendo despedir tan fácilmente como antes. El despido es muy barato, como bien saben. En España también se pueden modificar las condiciones laborales, la flexibilidad interna, muy fácilmente, gracias a la reforma de 2012. Y en España no hay un nuevo estatuto del trabajo, como se pensaba, pero sí han eliminado algunas de las cuestiones más perniciosas y, sobre todo, se ha apostado por una estabilidad de entrada. Estabilidad de entrada que se ha conseguido mediante la puesta en el centro del contrato indefinido y del fijo discontinuo como la entrada típica de la relación de trabajo. Tanto es así que con los datos, y ya voy acabando, pero les doy los datos. El paro en España se ha reducido, hemos pasado de un 27% en 2013 a un 12% en la actualidad. Está mal, una de las cifras más bajas de nuestra historia, pero lo que se ha disparado son los contratos indefinidos. Hemos pasado en el diciembre de 2021 de un 10% de contratación indefinida a un 38% en la actualidad. Se han firmado 7 millones de contratos indefinidos desde que se puso en marcha la reforma laboral de Yolanda Díaz. La pregunta es, ¿qué duración tienen estos contratos indefinidos? Creo que el despido sigue siendo muy barato. Y, en realidad, aquí voy a defender la postura del Ministerio, me da igual.
el solo hecho de tener un contrato indefinido per se a la persona trabajadora la sitúa en una relación completamente distinta frente al empresario que si tiene un contrato temporal. La sitúa en una relación completamente distinta frente a la sociedad, hipoteca, etcétera, etcétera, que si tiene un trabajo temporal. Y, por tanto, ya per se, el haber convertido en el centro del sistema al contrato indefinido y al fijo discontinuo es un cambio en nuestra propia dinámica de relaciones de trabajo. Los mecanismos de reforma no se los voy a contar y esto es podríamos entrar en cómo se ha hecho, es ciertamente bastante complicada. Cuando intentamos explicar en clase la reforma laboral a nuestros estudiantes se nos complicaba mucho la vida, porque habían cosas que no acabábamos de entender hasta que no se pusieron en marcha, fruto de una norma redactada entre agentes sociales y un compromiso permanente, pero está resultando. Y como prueba de que esto no era un derecho de emergencia, sino un cambio estructural, tenemos que esto no ha acabado, que la reforma laboral lo que hizo fue abrir brechas por donde siguen discurriendo los debates en materia laboral y las propuestas en materia laboral de un ministerio que, pese a estar a 11 meses del final de su gobierno, sigue proponiendo. ¿Cuáles son las propuestas que tenemos encima de la mesa en materia laboral ahora mismo que demuestran cómo hay un nuevo sentido común respecto del derecho al trabajo y el del trabajo? Por ejemplo, en la ley orgánica respecto de la salud reproductiva, hay una norma respecto de la salud menstrual en el trabajo, que es algo que en España se ha debatido. Hemos podido por fin hablar de menstruación y trabajo en medio de comunicación con señores, algo que parecía inaudito, y que se ha adoptado como normal, una incapacidad temporal por menstruación incapacitante, y se va a aprobar. Hay una ley de usos del tiempo para reducir la jornada a 4 días. Hay una ley casi ya en debate sobre la economía social. Hay una idea de cambiar el despido y caminar hacia otros modelos para desincentivarlo sin que sea cuantificable la cuantía exacta de la indemnización. Y hay un nuevo estatuto del trabajo para el siglo XXI que debería de ver la luz, al menos como proyecto, antes del final de legislatura. Esto nos indica cómo, y algo también de esto aparece en el libro, esto que parecía un derecho de la emergencia está convirtiendo en un cambio estructural que nos ha permitido de nuevo, a las que empezamos nuestra carrera académica leyendo a nuestro Tribunal Constitucional hablar del derecho del trabajo tuitivo y de repente esa frase desapareció, volver a sentirnos que estamos de nuevo en la disciplina en la que comenzamos, una disciplina orientada a equilibrar la relación de fuerzas capital-trabajo. Muchas gracias. Io ringrazio in nome di tutti gli amici presenti questa appassionata relazione della collega D'Orazion. Sono contento che noi non ci eravamo sentiti, che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, ci siamo, poste le stesse linee problematiche, ovviamente con la differenza degli ordinamenti in cui queste linee problematiche si sviluppano. Ma quello che io ho la sensazione è che, almeno in certi sistemi economici sviluppati, i problemi sono sostanzialmente gli stessi. Mi ha molto colpito il riferimento all'atteggiamento di cautela, possiamo dire così, della giurisprudenza, che reagisce alle innovazioni legislative che sono evidentemente il frutto di ondate, vogliamo dire populistiche, diciamo pure populistiche, e alla giurisprudenza un compito di calmierazione. E beh, io non posso dimenticare un episodio che risale a 53 anni fa. Io mi dispiace che sono decisamente il decano. Convegno di Saint-Vincent, subito dopo lo Statuto dei Lavoratori, Francesco Santoro Passarelli si presenta e ci dice:
ma noi siamo la generazione che abbiamo digerito il diritto corporativo, figuriamoci se non digeriamo lo statuto dei lavoratori. Ecco, questo è un tipo di atteggiamento che però alla fine non è proprio molto produttivo, perché credo che la pressione delle cose, e secondo me la digitalizzazione sta veramente radicalmente cambiando tutto, sta spostando tutta la problematica verso i problemi della redistribuzione, di cui la questione salariale è la prima, immediata, perché è quella che attiene alla distribuzione del reddito all'interno dell'organizzazione di lavoro. Di questo bisogna tener conto, quindi in questo gioco delle parti fra giurisprudenza, legislatori, sindacati, bisogna saper trovare una linea di sviluppo continuo, sperando che sia uno sviluppo continuo con risultati positivi. Non dico altro perché poi toccherà a Giulio Prosperetti fare le conclusioni, quindi questi sono tentativi di collegare una relazione con l'altra, e quindi ascoltiamo anche la relazione ora della collega Elena Siscenco, anche lei ha un nome a me molto caro, che mia nipote si chiama Elena, quindi per me Elena è il nome ideale per una donna. Grazie, se vuole... Facciamo la musica. Thank you very much. I'm sorry for speaking English, but I'll just increase the complexity of today's event, okay? I will also try to speak slowly. I don't feel comfortable, unfortunately, speaking Italian. First of all, I would like to thank Professor Marco Macello for inviting me here. And also, it's great to be able to discuss the wonderful book, which was written by colleagues who are representing best Brazilian and Italian universities. Actually, I wanted to start with a small citation of Leo Tolstoy. In his book, Anna Karenina, in the very beginning, he said that all happy families are alike, and unhappy families are unhappy differently. So I think that more or less the same happened with COVID. All the countries were found in a very critical situation and have succeeded to find very different ways of solution. And I can tell it as I was one of the guest editors of one Italian journal, Italian labor law e-journal, and we have published around 50 reports about the reaction upon COVID in 50 countries. And it was done immediately in COVID in 2020, and then we have republished it in 2021. And comparing this work with the work you have done, I have to say that it is great that you have published your book after the COVID. So you had already time to reflect. You had already time, you had the capacity to go on with the deep analysis of the situation. Speaking about the book, I would like to notice that not only the attention of countries was attached to the problem of COVID, but also a very profound and a very critical attention of the international organizations. And it is great that in the book there were two chapters about the international reaction, because I was also writing about the reaction of the UN committees on human rights. There were a number of guidance and statements on how the states should react upon COVID. What should be the key points in the national reaction to COVID, in the national regulation of this issue? And now I would like to underline some of those points which were provided by international organizations and which were also discussed in the book we are presenting today. So first of all, the international community, the UN Human Rights Committees, stated that in adopting measures, anti-COVID measures, it was very necessary to take into account the vulnerabilities and the level of exposure to different risks of those workers who were concerned. And on this point, there were a number of chapters in this book. In particular, I would like to underline the chapter on tutela del personale navigante, un po' d'italiano, by Chiara Vagaggini. And also there was a chapter on the impact of algorithm on the work of women in COVID.
So it is very important that you have succeeded to pick up very different issues, but they were sewed together. You have succeeded to represent a very fragmented picture, but make it as a beautiful mosaic. So now we have, thanks to your works, a very vivid and clear understanding of what were the reactions of both Brazil and Italy on these issues. Another point, which is very important in the opinion of human rights committees, and which was also described in the book, is the participation of social partners. Because actually, comparing the reaction of different states upon COVID, it is very curious to see that the less democratic is the state, the less impact had the social partners. And here I would like to remember the wonderful chapter by Professor Felice Testa and Sanoto Nicola Daly, as they were speaking about the influence of social partners, the influence of collective bargaining on the process of combating COVID in Italy and in Brazil. Finally, one of the points which we should mention is the development of digital technologies. I think now there are no events which can finish without mentioning digitalization. But in COVID, perhaps one of the small good points which we had after COVID is the development of technologies and the development of your regulation of smart work, digital work, remote work, whatever. And here I would like to note the wonderful chapter written by Marco Macella and Sua Alunna. They were writing about the digital platforms. I know it is also a very actual question on how shall we qualify employees, who is an employee. And actually, before COVID, this question was not that actual. There were just kind of 3% of people who were working through platforms. However, after COVID, immediately this problem had become acute, just because the number of those people who worked through platform grew significantly. This is why it is very important to understand how do different countries react upon these changes, how they can enact new legislation or bring changes to the existing one in order to correspond to the current realities. And concluding, I think that what was very good underlined in the different chapters of this book, that in adopting anti-COVID regulations, it is very important to ensure the balance between the public interest and the personal rights, between the human rights. And here it comes to my mind the experience of the Russian Federation. Because the Russian reaction was, by the way, quite similar with the reaction of China upon COVID. What they did, they decided to rely completely on the state power. They made the employers pay to all the workers without supporting them financially. So they also prohibited the dismissals, collective dismissals and individual dismissals on some points. What were the outcomes? It was definitely the unemployment raised almost 50%. So actually, this is the good example how the state should be precautious when it is adopting measures, when it is trying to put pressure upon employers. Because in the short-term perspectives, it might work well. However, hopefully, we all live in the long-term perspectives. Therefore, we should be mindful of the outcomes of our steps in this direction. Finally, I would like to refer to the statement of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, which said that the measures taken by the state should be necessary and proportionate. And concluding my presentation, I would like also to remind, I love this phrase of Professor Ronald Dworkin, speaking about human rights. He said that the idea of human rights depends on vague but powerful idea of human dignity. Vague but powerful. In my opinion, also this should be the certain benchmark for adopting COVID measures as well, for combating with any other extreme situation. Human dignity is the point which should never be overlooked. And I thank very much the authors for the wonderful reading which I had before this event. Thank you. Thank you.
Allora, grazie di queste riflessioni. Io credo di aver esaurito il mio compito, perché le conclusioni spettano a Giulio, però vedo che Maria Rosaria si è accomodata qui. No, io mi sono accomodata perché il professor Mucella di venire qui a parlare. Deve fare la pubblicità del libro anche. Volevamo solo fare un intermezzo pubblicitario. Pubblicitario. Allora io mi scanso e lascio il posto. No, no, perché? No, vabbè, secondo me dobbiamo cambiare. Siamo felici. No, 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 no. Adesso ci... dai, mi sposto, dai. Abbiamo fatto un po' di comunque. No, no, sì, da qua. Questo è tutto qua a fianco. Sì. Andiamo noi. Eh? E si mette qua al centro. No, 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 io sto bene qua. Due parole, diciamo, tra virgolette, come padrone di casa, nel senso, non è mia l'abitazione, magari. Dunque, allora, il mio ringraziamento va al, non solo ovviamente a tutti i curatori del volume, vanno alle nostre due relatrici che hanno accettato, che abbiamo, io ho conosciuto personalmente in, durante la presentazione di questo volume in Brasile, ospite di Marisa, e che sono, ho trovato delle persone fantastiche entrambe, e quindi ho avuto diciamo il piacere di invitarle qui e sono stato molto lieto che abbiano accettato. E va a tutti coloro che sono oggi venuti, e cioè in particolare ai professori Passalacqua, al professor Prosperetti, al professor Sandulli, che hanno accettato l'invito. Vanno a tutti i relatori e gli interventori di questa giornata, tutta la platea qui in sala e a casa, molto autorevole, che mi riempie di orgoglio e di piacere a livello personale. Vedere, diciamo, tanti amici essere qui presenti è per me una fonte di soddisfazione personale. Dirò solo una velocissima parola per ricollegarmi a quanto diceva il professore Sandulli e anche ad ragione Elena, in effetti. Io penso che il diritto del lavoro, a me piace molto questo aspetto, diciamo, di mettere a confronto ordinamenti. Oggi parliamo tre lingue a questo tavolo, no? Ed è, secondo me, fondamentale. Puoi parlare in portoghese, così facciamo quattro, però... però voglio dire, io trovo che sia molto importante, perché sono sempre meno ancorato col passare degli anni alla singola norma. Sono, io diciamo, sono nato così, perché questa è stata un po' la formazione che ho avuto, e quindi l'analisi dell'esegesi del singolo comma, magari del metà della periodo, della virgola, se poteva essere interpretato in un modo o nell'altro. Io penso che i cambiamenti epocali che stiamo vivendo, la globalizzazione, la digitalizzazione, portino, e diciamo soprattutto questi due, ma anche altri, ma questi due portano il diritto del lavoro davanti ad un mare che avanza, una enorme, diciamo, onda che rischia di travolgerlo, comunque di scombussolare completamente gli equilibri. Allora sempre meno trovo utile guardare il nostro ordinamento, sempre più guardare questi movimenti che sono planetari, cosa hanno prodotto, cosa producono, cosa, come si stanno muovendo in altri ordinamenti. Cioè sapere che cosa in Brasile, in Russia, in Spagna, in tanti paesi, in Cina, insomma dovunque, cosa questi fenomeni hanno prodotto, è fondamentale per capire cosa produrranno anche da noi, perché alla fine arriverà anche da noi. Se anche noi, diciamo così, volessimo resistere, sarebbe semplicemente un modo per procrastinare qualcosa che comunque avverrebbe. Quindi in questo senso io diciamo, ho sempre molto piacere di ospitare delle persone provenienti da altre realtà, con altre culture, e mi, ovviamente questo lo avrete notato magari dai miei spostamenti, fa anche piacere andare in loco a vedere le situazioni, perché poi si impara molto in questi casi. Quindi grazie, grazie a tutti, e do la parola a Marisa, che diciamo era la padrona di casa in Brasile, e che comunque di fatto è la vera curatrice del volume, lo possiamo dire senza offesa per noi tre, che diciamo la ringraziamo di questo. Grazie, grazie ovviamente a Maria Cristina. Allora, funziona? Sta funzionando? Bom, eu queria
pouco. Não, não queria ser menos, né, das nossas convidadas estrangeiras, então eu vou falar italiano. Volevo innanzitutto ringraziare Marco Mocella, l'Università Mercatorum per l'ospitalità che per l'ennesima volta ci permette di stare qui assieme, di condividere idee, emozioni, perché è questo. Questo libro è un insieme di idee, di emozioni, di speranze. Con questo libro noi abbiamo guardato al passato per cercare di comprendere il presente e creare anche delle aspettative per il futuro. Sicuramente è un libro darà spazio a una serie di discussioni, non so in Italia ma soprattutto in Brasile, perché l'idea di questo libro nasce soprattutto, lo dico perché devo fare onore anche al mio gruppo di ricerca lì in Brasile, che è il Trabalho in Movimento, il gruppo di ricerca Lavoro in Movimento, attraverso il quale nasce l'idea di una comparazione degli aspetti tecnico-giuridici, ma anche sociali, politici, economici, di due realtà che hanno vissuto un momento molto difficile durante la pandemia. In Brasile noi abbiamo avuto quasi 700.000 vittime per una cattivissima, pessima gestione del momento, e purtroppo in quel momento c'era la persona sbagliata al momento sbagliato. Per fortuna adesso la realtà brasiliana si trova in un momento di cambiamento, abbiamo avuto recentemente le elezioni presidenziali e l'aspettativa è che tutti i pregiudizi creati soprattutto durante la pandemia da un governo assolutamente negligente possano in qualche modo essere sopperiti nel lungo periodo. Bene, quindi volevo solo aggiungere che l'idea di questo, dei seminari dell'anno scorso, che furono 4 seminari, come è stato molto bene ricordato, 3 seminari qui in Italia, 1 là in Brasile, nasce inizialmente e originariamente da un progetto che io con l'Università Federale di Minas Gerais porto avanti con l'Università di Roma Tor Vergata con la professoressa Maria Cristina Cataudella. Ogni anno abbiamo provato a fare una serie di attività di comparazione giuridica. L'anno scorso abbiamo pensato di ampliare questa, come si dice in Brasile, parceria, questa collaborazione, estendendola anche e brillantemente con ottimi risultati al professor Marco Mocella con l'Università Mercatorum, al professor Felice Testa con l'Università Europea di Roma e con la collaborazione anche di Pasquale Passalacqua, che all'epoca era dell'Università di Cassino, professor Francesco Schettino dell'Università Vanvitelli di Napoli, Fabio Marcelli dell'Istituto di Studi Giuridici del Consiglio Nazionale di Ricerca del CNR. E quindi è stata un'esperienza ricca, un confronto interessante, un confronto, uno scambio molto proficuo che ha creato oltre, che ci ha portato alla realizzazione oltre che del nostro libro anche di un rapporto, ecco, interessante, che sicuramente avrà altri risvolti, e dopo Felice ci potrà anche aggiornare sulle novità che abbiamo già pensato per quest'anno, perché già abbiamo in forno il nuovo progetto. Devo dire che i colleghi non sono molto contenti di rivedermi quando torno in Italia, perché ogni volta che gli dico che torno loro mi rispondono no.
Bene, a parte questo stacco, io volevo ringraziare veramente tanto Marco, Felice e Maria Cristina per tutto l'appoggio, per la costruzione che abbiamo fatto assieme e tutti coloro che si sono in qualche modo prodigati perché questo confronto potesse avvenire e che con entusiasmo hanno accettato di stare con noi, il professor Sandulli, il professor Prosperetti, il professor Proia, i colleghi che qui sono presenti e le nostre invitate straniere, le nostre vippone, come dico a Marco, Adoracion e Elena, che abbiamo avuto il piacere di conoscere un po' di più, perché Elena l'ho conosciuta, ho avuto il piacere di conoscerla a San Pietroburgo, Adoracion, ero un po' una fan di Adoracion perché avevo assistito a vari interventi e lì in Sud America Adoracion viene frequentemente, per cui quando ho organizzato l'evento lì in Manaus ho pensato bene di creare delle prossimità che vedo che daranno altri frutti. Quindi grazie a tutti, volevo appena aggiungere che questo libro, purtroppo ecco, per una serie di difficoltà non siamo riusciti a portare qui in Italia un numero maggiore di copie, ne abbiamo alcune qui, però ecco, fatto adesso ho avuto da poco un contatto, ho fatto un contatto con l'editore, il quale mi ha fatto dei prezzi di favore, mi ha anche detto che se riusciamo a portare in Italia 50 libri, il libro costerà 17-18 euro a pezzo. Quindi se ci sono persone interessate a comprare il libro, se gli autori hanno interesse a comprarlo per distribuirlo, eccetera, fatemelo sapere, se riusciamo a mettere insieme 50 copie riusciremo a far arrivare il libro qui. In ogni caso è anche rinvenibile su Amazon, quindi si può comprare anche su Amazon. Se volete poi, insomma, entrate in contatto, vi mando il link di Amazon. Grazie di tutto e ripasso la parola a Marco. Niente, non passo nulla. Ci rialziamo. Cosa? Cioè, Felice, gli aggiornamenti di... Felice, vieni ad aggiornare, Felice. Poi magari anche Maria Cristina potrebbe... Un salutino. Allora, l'aggiornamento era una sorpresa anche per me, nel senso che non so cosa devo accendere, va bene? E, sì, è vero, quando arriva Marisa in Italia ci spaventiamo tutti perché ci mette al lavoro di nuovo con il ritmo di samba, però, e quello è il problema. E noi qua siamo abituati al liscio, a altri balli un pochino più meditati, e invece il ritmo qui aumenta, improvvisamente tiriamo su una serie di convegni come è stato l'anno scorso e che hanno portato poi a questo volume che abbiamo curato insieme. È vero quello che diceva Adoracion prima, sembrava tutto perduto, no? Prima il diritto del lavoro, prima della pandemia. E grazie alla pandemia, se si può dire un grazie alla pandemia, però riscopriamo il diritto del lavoro, riscopriamo lo spunto, riscopriamo lo scampo e la speranza che il diritto del lavoro ci dà rispetto alla tutela, alla protezione. E ne abbiamo preso lo spunto dal diritto del lavoro in questo volume per riprendere, più che avviare, un dialogo, perché quando anche l'emergenza, quando la riusciamo ad affrontare con un dialogo, anche l'emergenza diventa un'esperienza e quindi riusciamo a... E a proposito di esperienze e di crisi del diritto del lavoro, e vengo all'aggiornamento che mi sollecitavano, stiamo cercando di realizzare una serie di convegni su un tema che quest'anno sarà poi centrale nella
anche nel congresso nazionale di diritto del lavoro che l'AIDLAS organizzerà a fine maggio, che è un po' intorno alla crisi degli istituti assiologici del diritto del lavoro, perché il tema dell'AIDLAS è quello sulla dimensione spazio-temporale del rapporto di lavoro. Immagino, non so se poi sarà così, che parlando di dimensione spazio-temporale si parlerà della crisi di quella dimensione rispetto anche alle nuove tecnologie. E i convegni che stiamo cercando di costruire sono intorno proprio all'argomento più ampio, che è appunto quello della crisi degli istituti assiologici in generale, il diritto del lavoro, e vedere poi di tirare le fila, non so se vicino all'evento che l'AIDLAS organizzerà, ma insomma i tempi sono appunto dettati al ritmo di samba che adesso Marisa ci continuerà a insegnare durante questi prossimi mesi. Grazie. E Cristina anche in effetti è qui l'altra coautrice, non so se vuole, ma non sono io ovviamente che ti devo invitare, Cristina. Seduto per non rovinare la scena, però mi copro così. Allora, io non sono Marisa che ci ha onorato oggi della sua presenza e che è il motore portante di tutte queste iniziative, perché diciamo la verità, senza di lei non sarebbe accaduto nulla. Non porto aggiornamenti come Felice, non sono nemmeno la padrona di casa, quindi mi limiterò semplicemente a ringraziare tutte le persone che sono intervenute oggi. Vedo con piacere che ci sono, c'è la partecipazione di tanti amici e colleghi, e poi sono particolarmente felice, devo esprimere questa contentezza, che in questa occasione ci siamo ritrovati come ci eravamo ritrovati in Brasile in analoga occasione, perché anche a Manaus abbiamo presentato lo stesso libro, ovviamente in una location diversa, ma ci siamo trovati con Adoracion, con Elena, con Felice, con Marco, con Marisa, e quindi per me è ragione di grande contentezza ritrovarci con gli stessi amici, e sono molto felice che siano venute Adoracion e Elena, che hanno, oltre per l'amicizia che ci lega, mi sembra che oggi abbiano fatto due interessantissimi interventi, per cui è una grande soddisfazione averle conosciute e averle qui oggi. Basta, io mi fermo qua e lascio. Preghiamo il professor Prosperetti a questo punto di offrirci le sue conclusioni. Grazie. Allora, grazie dell'invito. Funziona? Attaccato. Ma io più che delle conclusioni farò alcune considerazioni che mi sono venute in mente proprio riflettendo sul problema generale e anche da alcuni spunti che ho letto nel testo che mi è stato mandato per via telematica. Beh, innanzitutto non è una comparazione, sono dei materiali che rappresentano i problemi delle singole realtà, di difficilissima comparazione da questo punto di vista. Ecco, vorrei partire proprio da una frase che ha detto poco fa il professor Zandulli, cioè che oggi abbiamo questo welfare che assomma insieme sia i problemi del lavoro sia i problemi della cittadinanza. Ora io credo che proprio l'esperienza del Covid abbia cambiato alcune prospettive, nel senso che ha dato una dimensione di solidarietà della comunità che tendenzialmente già il nostro sistema esprimeva, ma che invece sono esplose in questa situazione. E
la sospensione delle esecuzioni, la sospensione dei licenziamenti, la sospensione degli sfratti, la possibilità di fare dei contratti in deroga per operatori sanitari, ma anche la penalizzazione, per esempio, degli esercenti di professioni sanitarie non vaccinati, che in qualche modo si sottraevano a un obbligo di solidarietà, anche questo dava l'idea, paradossalmente invece, della necessità di una solidarietà più generale. La Corte è intervenuta sull'obbligo vaccinale, sul problema poi di per esempio la proroga degli sfratti o delle esecuzioni oltre un certo termine è stata invece sanzionata dalla Corte, ma è intervenuta per esempio sul problema se la quarantena rientrasse nella libertà, una lesione della libertà personale o della libertà di movimento, quindi articolo 13 o articolo 16 della Costituzione ha detto che no, che la libertà personale non era incisa e quindi non serviva un provvedimento specifico dell'autorità giudiziaria, perché era soltanto una limitata restrizione della libertà di movimento. Quello che ci ha impegnato di più alla Corte, paradossalmente, è stato una questione che poi si è risolta con l'inammissibilità. Spesso l'inammissibilità veste un mancato accordo nell'ambito del collegio. Il caso è dovuto alla sospensione dall'albo degli esercenti le professioni sanitarie, che in sospensione dall'albo per quegli esercenti le professioni sanitarie che non erano vaccinati. Ora, c'era il caso di una psicologa che assisteva, non vaccinata, che assisteva i propri pazienti per via telematica. E allora dice, ma io li assisto per via telematica, perché devo essere sospesa dall'albo e non posso più esercitare questa cosa? Questo ci ha impegnato in una maniera incredibile, anche perché l'incidere su uno status come quello professionale in effetti era molto, molto pesante. E alla fine abbiamo capito qual era la ragione di questa sospensione dall'albo, perché il legislatore era arrivato a far questo, ma era un qualche cosa di inconfessabile, nel senso che non potendo scegliere nell'ambito di una struttura sanitaria, di un ospedale, quali professioni erano a diretto contatto col pubblico e quali no, perché c'erano problemi difficili, uno poteva dire sì che quello che fa la TAC poteva stare nel suo ufficio, non guardava, era solo il tecnico che contattava il paziente, no? Ci sarebbero state delle valutazioni tecniche così specifiche che era impossibile fare. E allora si è detto, gli esercenti, i professori sanitari che non sono vaccinati sono comunque sospesi. Però il caso che ci si proponeva era molto particolare, perché era una persona che lavorava da remoto, e quindi dopo un'interminabile discussione abbiamo deciso per l'inammissibilità. Perché? Perché la questione ci era rimessa da un TAR, da un tribunale amministrativo, perché si era impugnato il provvedimento dell'ordine che dava la sospensione. Ma siccome c'era una giurisprudenza della Cassazione
che su queste questioni la competenza è del giudice ordinario, abbiamo trovato la soluzione di dichiarare la questione inammissibile perché non era competente il giudice che ce l'aveva rimessa. Bene, io, come molti amici sanno, mi sono molto occupato dei problemi generali del welfare. Oggi ho tardato a venire perché ero a pranzo con la ministra Calderone, la quale era interessatissima a una mia proposta, che era quella, sempre in quest'ottica, diciamo, solidaristica, di pensare a un sistema diverso di pesare sul costo del lavoro. Ora, io sono tanti anni che sostengo che far pagare i contributi sulle teste, cioè uno ha 1.000 dipendenti, paga per 1.000 dipendenti, uno ha 10 dipendenti, paga la... E tenete conto che il 33% della retribuzione, del costo, no? Del costo per dell'azienda è molto forte. Ecco, io ragionavo in questo senso. Nella vecchia rivoluzione industriale, dove tutto era il valore, in senso marxiano, era quello del lavoro, è chiaro che chi aveva più dipendenti aveva comunque una maggiore forza economica. Un'impresa che aveva 1.000 dipendenti era sicuramente più forte di una che ne aveva 10. Ma oggi questo dato è rovesciato. Le imprese labor intensive sono quelle meno produttive, però paradossalmente sono quelle che sostengono il welfare, perché pagano i contributi sulle teste. Ecco, allora, l'idea, proprio in una logica non più meramente assicurativa del sistema di protezione sociale, ma in un'ottica più generale di un welfare universalistico, di pensare che la contribuzione possa essere fatta sull'imponibile IVA o comunque sulla forza economica dell'impresa, non tanto sulla forza lavoro che impiega. Naturalmente questo riguarda il sistema di finanziamento del welfare, non è che poi deve avere necessario riscontro sulle prestazioni. Il sistema di riconoscimento delle prestazioni può essere quello attuale, no? Collegato al lavoro che viene fatto. L'altra mia idea, sempre in quest'ottica, ma sono proprio riflessioni che si sviluppano nelle situazioni di crisi, dove appunto gli istituti giuridici creano il loro livello di inapplicabilità, è quella di non scartare il lavoro povero. Oggi, se c'è un lavoro di scarsa produttività, normalmente viene portato, esternalizzato oppure comunque delocalizzato all'estero. Oggi sono venute le analisi sul i beneficiari del reddito di cittadinanza e si è visto che la grandissima parte dei beneficiari del reddito di cittadinanza sono persone che non arrivano neanche alla quinta elementare. Ora, quindi, come possiamo noi pensare di lasciare soltanto ai paesi terzi il lavoro di un lavoro manifatturiero di basso livello e per cui queste persone vengono
assistite senza possibilità di dargli un lavoro. Noi, secondo me, possiamo dare occasioni anche di un lavoro povero, e se poi le retribuzioni non sono soddisfacenti, interverrà lo Stato. Ma una cosa è intervenire ad integrare una retribuzione, una cosa è sostituirsi completamente a una retribuzione. Qualcuno mi obiettava, ma non si possono dare aiuti di Stato, perché questo è contrario ai principi dell'Unione Europea. Ma se si facessero dei contratti collettivi, in particolari settori, a ribasso, e lo Stato intervenisse su quei lavoratori poveri, non saremmo in un'ipotesi di aiuti di Stato, perché lo Stato aiuta chi non riesce ad avere un reddito sufficiente. Quindi l'aiuto alla persona, non l'aiuto all'azienda. E se in Italia c'è ancora la piaga del caporalato, eccetera, non è perché gli imprenditori sono cattivi, è perché in effetti non riescono a coprire la concorrenza su determinati prodotti. E allora, se non si vogliono abbandonare determinate culture, forse prima, in attesa che si meccanizzino, che si possano mettere a livello dei paesi più progrediti, forse conviene integrare le retribuzioni. Cioè, secondo me, noi dobbiamo uscire, proprio in un'ottica solidaristica, da questa logica: o lavori e lavori a condizioni di mercato o sei nel welfare, mentre invece questo mix potrebbe aiutare. Ecco, queste cose che io vado dicendo da tanto tempo, secondo me, proprio alla luce della crisi pandemica, acquistano un particolare significato. E oggi mi è molto interessato che la Ministra del Lavoro ha detto che era interessatissima a queste proposte. E, bene, io vi offro queste mie sensazioni, queste mie riflessioni, e vi auguro a tutti di continuare su questa strada degli interventi e su tutte le emergenze che nel mondo del lavoro si rilevano nei diversi paesi. Grazie. Adorazione.